È passato quasi un mese da quel 21 giugno, giorno della meritata conquista della promozione in Serie B, che per i calciatori del Padova è arrivato il momento di tornare sui campi e di riprendere gli allenamenti. Proprio ieri il primo allenamento ufficiale sui campi del centro sportivo di Brisseo, prima del trasferimento all'hotel Trieste Vittoria di Abano, da dove giocatori e staff tecnico al gran completo sono partiti per Villa Bassa, luogo riconfermato per il ritiro precampionato. In un'atmosfera di contagioso entusiasmo, in cui traspariva il desiderio da parte dei calciatori di mostrare quanto prima le proprie abilità in campo, il presidente Cestaro e i suoi soci hanno salutato uno a uno i giocatori che attualmente compongono la Folta Rosa, una squadra per quanto numerosa non ancora definitiva. All'appello mancano un paio di innesti. Si parla di questo centrocampista centrale, effettivamente a completamento dell'organico anche per avere tutti i ruoli doppi è una necessità. Sono sicuro che De Franceschi e Sottovia porteranno in fondo le operazioni che faranno sì che questo giocatore arrivi. Poi vedremo per un attaccante eventualmente, ma insomma lì abbiamo una necessità meno impellente. Finora il mercato del Padova ha registrato solo movimenti in entrata. Sono arrivati ben 8 giocatori chiamati a completare il gruppo vincente di Busto Arsizio e a sostituire quei calciatori che non sono stati confermati o perché terminato il periodo di prestito o per il mancato rinnovo del contratto. Si tratta per lo più di giovani talenti che si sono già fatti apprezzare, alcuni nei campi di Serie B, altri in categorie diverse e altri ancora nelle nazionali Under 21. Tutto quello che abbiamo cambiato l'abbiamo ponderato, pensato, visto e rivisto, perché volevamo dei giocatori che oltre a essere bravi a giocare fossero anche giocatori che stessero bene in mezzo ai nostri, perché il gruppo per me è sempre quello il vincente. E mi auguro che in questi giorni di ritiro possano conoscerci fra di loro, capire qual è l'obiettivo della società, quantomeno l'obiettivo di fare bene.